Ciao a tutti, questo piccolo tutorial breve sarà su come scegliere l'uncinetto in base al filato che voi utilizzate. Chi mi ha insegnato, come forse alcuni già lo sanno, chi mi ha insegnato ad usare l'uncinetto è stata mia nonna all'età di 11 anni, dunque parecchi anni fa. Non esistevano tutti questi uncinetti colorati, tipo questo con l'impugnatura ergonomica. Esistevano i classici uncinetti e sono questi. Vedete l'uncino, poi si utilizzava esclusivamente il cotone molto fine, era difficile. Il numero dell'uncinetto lo troviamo qua. Non so se riuscite a leggere, un 1,50. Allora, ogni uncinetto avrà da qualche parte nel manico quanto è diciamo grande l'uncino. Però ho notato facendo questi tutorial che non ognuno ha delle misure sue, nel senso, questi sono quelli di metallo che andavano una volta, sono indistruttibili, sono veramente belli. Con questi poi via via si cresceva, vedete? Via si cresceva di numero. Adesso vi faccio vedere anche questo, un materiale veramente bello, indistruttibili, cioè non, invece io di quelli nuovi ne ho veramente piegati diversi. Come potete vedere ci sono anche degli uncinetti, questo è un 12 mm c'è scritto, e è veramente grosso da utilizzare, tipo la fettuccina quella grossa. Dunque diciamo che in commercio ce ne sono di tantissimi generi. Adesso invece vanno di moda questi qui, che sono ergonomici, cioè in pratica c'è l'impugnatura qua dove posizionare le dita. Ad esempio io con questi non mi trovo bene, si vede che ho una lavorazione diversa. Tanto per iniziare dovete prendere, ecco, questo ad esempio mi piace molto perché è molto resistente, poi è in gommina lin, ma non è io posso metterlo in qualsiasi posizione, perché c'è chi lavora con la puntina più su, c'è chi lavora con la puntina più giù, di conseguenza un po' bisogna iniziare con uno e poi pian pianino ci si prende la mano tranquillamente. I filati io adesso ve ne ho messi quattro perché sono quelli che utilizzo principalmente. Dunque vanno dal cotone, questo è il cotone numero 8, cotone numero 5, cotone numero 3, e questa, la rossa, è lana acrilico, e come potete vedere è veramente molto più grossa. Dunque bisogna decidere innanzitutto di che filato vogliamo iniziare il lavoro, e poi dopo in base a questo scegliere l'uncinetto da poter utilizzare. Per iniziare a lavorare l'uncinetto io scarterei completamente la lana acrilico, perché come potete vedere si apre, e quando voi con un qualsiasi uncinetto andate a tirare sul filo, specialmente se uno ha le prime armi, può venire tutto sfilacciato. Dunque questo io lo abolirei per il momento. Anche per quanto riguarda questo cotone, che è un pochettino più spesso, vedete, è un cotone che anche questo ha la caratteristica un pochettino di aprirsi. Dunque per chi non sa completamente usare e sta imparando proprio a utilizzare l'uncinetto, io anche questo qua lo lascerei. È rimasto i due cotoni, questo qui sull'azzurro è quello numero 5 e quello viola è il numero 8. Anche qua fra questi due io lascerei stare il cotone numero 5, perché ha una lavorazione molto più rigida, molto più dura. Invece andrei proprio a utilizzare il cotone numero 8, anche se molto sottile, però innanzitutto il filo è molto compatto, è difficile che andate a prendere a sfilarsi, è difficile che si sfili, e di conseguenza io opterei per questo. L'ideale per questo filato è un uncinetto 1,50, 1,75. Io molte volte utilizzo anche il numero 2, perché l'importante è che l'uncino riesca a raccogliere l'uncinetto, cioè riesca a raccogliere il filo, e deve essere piccola a sufficienza per avere una bella presa, diciamo. Dunque noi possiamo partire con un 1,50, però potete anche prendere un 1,75, anche un 2 se l'avete in casa, perché intanto qua adesso dobbiamo solo provare. Come si prende in mano l'uncinetto?
Allora, l'uncino lo ponete verso di voi, vedete? Dunque, così è, non so se si vede bene, è all'insù, lo girate verso di voi. Io prendo l'uncinetto in questo modo, quasi come se fosse una penna. C'è della gente che lo impugna in maniera diversa. Io però in questo caso c'è chi lo impugna anche così e lavoro in questa maniera. Mia nonna, andiamo sempre sul discorso di mia nonna, mi ha insegnato a prenderlo giusto così, proprio come se fosse una penna. Vedete? Io devo scrivere giusto, giusto, una penna. Dunque prendete l'uncino, lo girate verso di voi, prendete bene. Non deve essere né troppo vicino alla punta né troppo indietro, altrimenti fate fatica a lavorare, giusto giusto come l'impugnatura di una penna. Prendete il filo. Allora, guardate come si impugna il filo. Io lo metto dentro al mignolo. Vedete, queste ultime tre dita lo impugnano in questa maniera. L'indice passa sopra e il pollice lo trattiene. Questa è la mia impugnatura. E come potete vedere, il dito medio alza, vedete, come un uncino, alza il filo quando è il momento di fare la lavorazione. Dunque, con calma. Prendiamo il filo, dunque lo prendete il mignolo fino ad arrivare al medio, vedete il medio lo prendete da questo lato qui, l'indice lo passate sotto, girate sopra e ci appoggiate il pollice. Prendete il vostro uncinetto con l'uncino verso di voi e poi andate a infilare l'uncinetto in questo modo. Io vi faccio. Io vi faccio vedere in questo momento come iniziare un lavoro, perché anche questo è molto importante. Io lo inizio in questa maniera, faccio roteare l'uncinetto, vedete, su se stesso, facendo una specie di torciglione. Poi vado a raccogliere il filo, vedete che questo il medio dell'altro lo appoggio e lo passo dentro. Ripartiamo. Il filo l'avete posizionato, l'uncinetto l'avete posizionato verso di voi, andate a infilare, vedete, l'uncino in questo modo. Poi fate girare l'uncino, proprio fate un giro su se stesso. Volendo qua potete anche fermarlo. Vedete in questa maniera, così rimane, potete anche tenerlo più su, così rimane questo torciglione, lo tenete fermo con il pollice. Poi andate a raccogliere il filo e passate in mezzo a tutto questo torciglione. Tirate. E voi in questa maniera avete fatto un piccolo cappiettino. Ve lo rifaccio vedere. Anche se voi per fare questa manovra guardate il video pian pianino. Allora, abbiamo posizionato il filo, l'uncinetto con l'uncino verso di noi. Andiamo a metterlo, vedete, da dentro. Andiamo non così, ma da questo lato. Facciamo un giro completo. Tenetelo pure alto, andate a fermare con il pollice, questo modo, prendete sul filo e lo fate passare nel cappiettino, poi tirate il filo sotto. Questo diciamo che è l'inizio per tutti i nostri lavori. Adesso che abbiamo capito come iniziare il lavoro, ora dovete provare voi.
Dovete disfare, riprovare, disfare, riprovare, perché l'uncinetto è proprio questione di pratica. Più si lavora, più si impara, più si diventa veloci e precisi. Dunque, io vi lascio con questo mini tutorial e iniziate in questa maniera potete arrivare pian pianino a realizzare gli amigurumi che sto realizzando io. Dunque, forza e pazienza. E provate, provate, provate. Con questo io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo tutorial.